Una volta ricevuta la mail del CUP con la modalità per accedere online, cliccate sul link presente nella mail. Vi aprirà Teams. Cliccate su Accedi. Andate a prendere la login che è indicata nella mail. Potete o scriverla o copiarla evidenziandola. Fate avanti, scrivete la password che è sempre indicata nella stessa mail, cliccate accedi, vi chiede se volete non inserire più la password, quindi ricordarsi l'utente, dite pure sì, scegliete utilizza app web perché è molto più semplice per iniziare e siete dentro. In alto ci sono le vostre iniziali col pallino verde che vuol dire che siete disponibili e che tutto è andato a buon fine. Per uscire cliccate su Esci. Essendo entrati già una volta si ricorderà di voi e rimarrà l'utente in memoria. Basterà cliccarci senza più necessario scrivere la login, ma solamente la password. Alcune volte si dimentica di questa piccola scelta, voi comunque ditela di nuovo, utilizza l'app web e siete di nuovo dentro. Ciao!